tutti gli amici di Androdiare e benvenuti nella recensione del caricatore wireless di casa Kotek. Si è rivelato molto utile, piccolo e anche comodo, ma con un po' di difetti. Scopriamo quali. Bene ragazzi, eccoci qua con il nostro caricatore di casa Kotek e iniziamo a parlare subito della confezione. La confezione non è la classica confezione in cartoncino riciclato e con la copertina slide che racchiudeva le informazioni, ma con un pacco vero e proprio di ottimi, con un cartone di ottima qualità. Sul fronte ci troviamo la foto del prodotto, alcune informazioni sul prodotto e il modello del prodotto. Sul retro ci troveremo tutte le informazioni per conoscere il prodotto, ma non troviamo i contatti per contattare l'azienda, una cosa molto strana ma non grave. Andiamo ad aprire la nostra scatola che si apre in questa maniera e davanti ci troveremo il nostro dischetto, eccolo qua che per il momento mettiamo da parte, una spugna per proteggere il dischetto, togliamo il cartoncino e ci troveremo un cavetto USB con micro USB 2.0 che è da un metro, che si è rivelato davvero molto utile. Le istruzioni per conoscere al meglio il prodotto in inglese e qui ci sono alcune informazioni, alcuni consigli per poggiare il nostro smartphone nella maniera più corretta per favorire l'aggancio al caricatore e infine il cartoncino della Kotek che sarebbe anche un po' la garanzia del prodotto. Mettiamo tutto da parte e andiamo a parlare subito del caricatore. Scusatemi. Eccolo qua. Bene, il caricatore si presenterà di materiale con un materiale in plastica. Di sopra ci troveremo questa plastica lucida che quasi ci regala una sensazione di poggiare il nostro smartphone su del vetro. E sul bordo ci troveremo questa plastica gommata, questa qua che potete vedere, che serve appunto per favorire il grip del telefono per non farlo scivolare quando lo andremo a poggiare di sopra. E sul fronte ci troveremo una striscia di LED che poi vi faremo vedere più tardi accesa e qua troveremo l'attacco micro USB 2.0 e al di sotto ci troveremo un anello in gomma che ci favorirà diciamo l'aggancio, ecco, diciamo il grip alla base in cui lo poggiamo per non farlo scivolare e infine alcune informazioni su input e output del caricatore. Bene. Andiamo a parlare un po' del LED, sulla striscia di LED che ci troveremo davanti. Innanzitutto lo volevo fare vedere acceso, appunto. Eccolo qua, lo attacchiamo. Eccolo qua. Avremo questa striscia di LED che appunto si accenderà per 2 o 3 secondi che ci indicherà che il caricatore è pronto per andare in funzione. Quindi quando l'indicatore davanti sarà verde per quei 2 o 3 secondi ci indicherà che il caricatore è pronto per caricare. Quando poggeremo il nostro telefono e quindi l'aggancio sarà corretto, il LED diventerà di colore blu e avrà un output massimo di 5 watt. Quando invece poggeremo il telefono e il colore del LED sarà verde, quindi ricarica rapida, avrà un output massimo di 10 watt. Quando invece il LED lampeggerà blu, sarà quando ad esempio noi poggeremo il nostro telefono sul caricatore, però magari poi involontariamente poi noi lo spostiamo e quindi si sgancia. Quindi sganciandosi lui ci dice che il telefono si è sganciato e quindi lampeggerà di blu per un paio di secondi, circa 10-15, e poi si spegne perché naturalmente poi noi dobbiamo sistemare il telefono. Quando la carica finisce, sia ricarica rapida che ricarica normale, il caricatore, il LED, si spegne. Ha anche un sensore che praticamente ci permette di vedere la luce in base all'ambiente in cui ci troviamo. E proprio così si gestisce la luce, ha un sensore. Se la luce è più forte, lui farà una luce più forte, se la luce è... diciamo siamo un po' al buio farà una luce un po' più soffusa, quindi ottima anche la gestione del LED appunto per favorirci un ottimo controllo del telefono. L'ho potuto testare sul mio Galaxy S6 appunto, che ha un quick charge di 2.0 e quando l'ho appoggiato l'avevo al 40%, mi ha ricaricato circa ricarica normale in 50 minuti, quindi una ricarica del tutto normale, non più né più né meno. Quando però sono andato a prenderlo era leggermente bollente sia il caricatore che il telefono, ma era una cosa del tutto normale per questi, diciamo, caricatori a induzione, una cosa quindi del tutto normale. Vi ho parlato di difetti,
Quindi il difetto che diciamo ho trovato in questo caricatore è che oltre alla forma rotonda, che risulta essere un problema nel poggiare il telefono, che prima che diciamo agganci si devono fare un paio di prove, e anche la dimensione un po' troppo piccolo. Quindi, essendo un po' troppo piccolo, facciamo fatica ogni volta a sistemare il telefono perfettamente. Prima che agganci, dobbiamo fare un paio di prove. E ce lo siamo scordati di dire prima: il peso di questo caricatore è di 60 grammi, quindi un peso del tutto trascurabile. Quindi si può portare tranquillamente nella tasca dei jeans, anche se forse risulterà un po' fastidioso per la larghezza più che altro, ma per il resto non dovrebbe essere un problema. Lo possiamo trovare su Amazon al costo di 20 euro. Lo consiglio per un paio di motivi, ovvero il design che è molto pulito, la semplicità, la qualità del prodotto, che si vede che è un prodotto, non dico di altissima qualità, ma è un prodotto insomma che fa la sua figura, e anche perché alla fine con la carica induzione diciamo è sempre più comodo, anziché andare a collegare la presa e il cavo USB al telefono, è sempre più comodo perché ad esempio se abbiamo una ciabatta lo lasciamo attaccato, quando vogliamo attacchiamo la ciabatta, ci appoggiamo il telefono, insomma è molto più comodo e quindi favorirà anche a noi avere il telefono sempre una carica piuttosto giusta. Come vi ho detto, lo possiamo trovare su Amazon al costo di 20 euro. Lo consiglio, ma anche no, perché ho visto di meglio. Quindi, secondo me, il caricatore diciamo a induzione, quindi wireless, deve essere di forma quadrata o rettangolare, e leggermente, non dico assai, ma quasi quanto la dimensione appunto dei nostri smartphone, perché questo è un po' troppo piccolo e quindi appunto avremo problemi nell'aggancio. Bene, io vi lascio alla recensione scritta. Iscrivetevi al canale di Android Are per restare aggiornati con tutte le nostre novità nel campo Android. E per Android Are è tutto, Golisano Adriano.